In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé, in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque caso entriate, prima dite, pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno. Perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Oggi siamo con Vittoria, con Marco, con Veronica e con Luigi e affrontiamo questo Vangelo del giorno. Secondo voi, quando dice la messe è abbondante ma sono pochi gli operai? Cioè, ci sono molti terreni, ma sono pochi gli operai, cioè quindi sono pochi i lavoratori, i contadini comunque. Esatto. E i contadini dovrebbero pregare il Signore dei terreni per avere più operai. Però lui vuole esprimere una metafora. E allora, cosa sono i terreni e chi sono gli operai? Chi potrebbero essere? Gli umani. Cioè, comunque, Gli uomini. gli uomini. Gli uomini e E il quindi. mondo. Quindi gli uomini e il mondo, ma quale uomini e quale mondo? Di che operai abbiamo bisogno? E che operai ha bisogno Gesù? Dei Degli angeli, di più uomini, fedeli, fedeli. i soldati, tutti gli uomini, Va bene, fedeli, sì. animatori. Animatori. Esatto. Siete voi le persone che il Signore chiama. Vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. E ritornando sull'esempio della guerra, vi mando come agnelli, nel senso come un piccolo gruppo di persone che manifestano contro i lupi, ovvero quelli che cercano la guerra, quindi. Esatto. Qui proviamo però anche a personalizzare. Allora, nella vostra vita, quali potrebbero essere le messe? Chi potrebbero essere gli operai? Chi potrebbe essere l'agnello? Chi potrebbe essere il lupo? Sotto un punto di vista generale, la messa potrebbe essere la vita proprio in generale, cioè il nostro percorso di vita nel corso degli anni. I lupi sarebbero i problemi che comunque abbiamo e gli agnelli sono coloro che ci aiutano a risolvere, magari si parla di amici o anche di noi stessi a volte. Anche di noi stessi. Comunque di persone che ci aiutano a sconfiggere questi lupi. Cioè, magari quando ci sono tante cose da fare, cioè a livello di studio dico, e magari una persona pensa di non potercela fare, però magari con l'aiuto dei propri compagni oppure, cioè proprio impegnandosi, riesce ad affrontare comunque tutto quello che va da fare. E questi lupi di cui parlava prima Luigi, I professori. professore potrebbe essere, sì. Qual è il problema? Di fronte a un professore, di fronte a un'interrogazione, tu di chi hai paura? Del professore o di altro? Di prendere un brutto voto. Di mia Esatto. madre. Sì, magari del giudizio che potrebbe darti. Quindi di essere giudicata. Sì. Cioè, quello è il lupo. Quello è il lupo che spaventa. E questo è il lupo più feroce che voi potete incontrare? Uno dei più feroci. Qual è il tallone d'Achille su cui va a lavorare dentro di voi? Cioè, su ciò che pensiamo riguardo noi stessi. Sulla nostra autostima. Quindi l'autostima, se andiamo a fare le metafore, l'autostima che cos'è? L'agnello. L'autostima è l'agnello e il lupo è la paura. Allora però Gesù si dice: andate come agnelli in mezzo ai lupi. Cioè, come per dire, Vi ha dato stima.
Cioè, io lo so che tu sei fragile, che sei debole, sei timido, però sta tranquillo, vai pure in mezzo ai lupi. Quindi Gesù che cosa fa? L'incoraggia, dice, la messa è molto, ma perché noi non andiamo nella messa? Perché abbiamo paura. Non portate borsa, né sacca, né sandali, non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. Non portare borsa, né sacca, né sandali, cosa potrebbero essere? Perché qui lavora di metafore, di simboli. Cosa potrebbe essere questa cosa qui? Sei interrogato, non portare né borsa, né sacca, né sandali. Gli strumenti per copiare. Esatto. Bravo Luizzi. Ricordo quando sono andato all'esame di ragioneria, mi ero portato tutta la cinta con tutti i robini. Avevo perso più tempo per tutte quelle robe lì che a studiare. Però sono strumenti, cioè ti difendi, cioè porti delle cose che forse potrebbero non servirti. Cosa ci vuole dire Gesù in questo? Cioè, come dobbiamo andare? Sicuri di noi stessi. Esatto, senza paura. Senza paura. Facciamo questo esempio. Andate ad una festa. Se il problema è essere giudicati, qual è la difesa che vi date? Ci vestiamo bene. Esatto. In quel vestirsi bene ci può stare due motivazioni. L'una perché è l'occasione per vestirsi bene, l'altra è anche per potersi difendere, è un po' una paura, sì. No? E quindi Gesù su questo ci fa togliere quella parte di là, perché se te hai paura, comunque anche il tuo vestirti bene non servirà, perché comunque ti sentirai sempre da meno, non ti sentirai adatto, anche se sei vestito bene. Quindi lui ti dice, non portate borsa, né sacca, né sandali, state tranquilli. E poi la prima cosa che dite, pace a questa casa. Cosa potrebbe, ad esempio, con delle relazioni, nelle relazioni, nella... Cioè, nelle relazioni, appunto, non bisogna sentirsi inferiore alla persona con cui ti stai relazionando, appunto, perché... Cioè, se c'è una relazione, quindi un rapporto, cioè bisogna essere, cioè, sullo stesso piano, l'altra persona non ti deve giudicare o fare sentire inferiore. Esatto, esatto. Nel mio caso sicuramente magari un po' di paura c'è, comunque di essere rifiutato, io non accettato, però comunque cioè, mi butto, ci provo. Ok, e potrebbe essere questo qui proprio pace a te, cioè mi butto, ok. Io di solito tendo a non buttarmi, invece magari aspetto che le altre persone facciano il primo passo. Anche io all'inizio aspettavo sempre che qualcuno facesse il primo passo, ma ho scoperto che comunque è inutile, perché aspettare che qualcuno faccia il primo passo non si può fare, in quanto quel qualcuno non è che sta aspettando che arrivi te, quindi te devi sempre cercare diciamo di... trovare un modo per interagire con questa persona inizialmente, magari conoscendosi così, e poi magari entrate più in confidenza e poi non lo so. Io allora, da una parte concordo con l'avvero, però dall'altra è inutile che stai lì a aspettare tempo per poi non risolvere nulla e abbandonare quella persona. Cioè, all'inizio qualche sguardo così ci sta, poi dopo un po' ti presenti, cioè nel senso... Sì, ma anche per me è così, cioè io la penso così, però c'è la paura di essere giudicata o rifiutata è più forte. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Cioè, in questo caso qui è anche importante, no, giocarsi, cioè mettersi in gioco rispetto a non farlo.